Siamo tornati in questo nuovo video, continuiamo da dove ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio. Devo fare a botte, ho capito. Ho sbagliato! Diavolo, non sono affari miei! Mi spiace, ma solo non posso stare lontano dai guai, Chiudiamo padre. questa faccenda! Vieni? Mi hanno provocato. In mezzo. Insomma, che diamine vi prendo? Soldi. La mia scarsella è sparita. Al ladro! Al ladro! Siete delle canaglie! Non trovo niente. Bastardi! Vuoi combattere? Vuoi combattere? Ecco. Meglio fuggire. Presto, Togliti. Vai, forza, vai, vai! Bravo. Devo farvi spettare in questa Venite a cittadina. provare le delizie del Vieni, mio prendi. orto! Provate le mie salsicce! Ok. Padre, sua casa. Padre? Ah, Padre? salto. Federico? Oh. Oh, Serezio! Grazie a Dio! Che è successo? Dove sono tutti? Hanno portato vostro... E mia madre? Mia sorella? Ezio! Claudia? Stai bene? Sì, ma nostra madre è sconvolta. Ha opposto resistenza e loro... Qui sono in pericolo. Puoi portarle da qualche parte? Sì, da mia sorella. Bene, d'accordo. Intanto andrò a trovare mio padre. State attento, messer Ezio. Le guardie cercavano anche voi. Va bene. Andiamo. Questa storia non la capisco. Perché deve andare anche lui in pressione? Ok. Ascoltate, fra Donato, pio uomo, desidera Beh, se ricordare a mi tutti i cercano. cristiani di sicura fede che occorrono limosine in questi Beh, se tempi mi di bisogno. cercano, Chi non volesse posso può stare portare le offerte al per priorato terra, coi tutti i piedi per giorni, terra. salvo i festivi. Meglio arrampicarci. Così almeno le guardie non mi vedranno subito, anche se si possono arrampicare. Beh, sicuramente ci saranno molti più guardie del previsto. Ok. Questo è il palazzo. Devo arrivare qua. Ok, dai, ci siamo. È una zona abitata questa. Buongiorno. Non riesci a colpirmi. Non sapevo che potevo farlo. Quanto è divertente. Devo essere, mi ha fatto diventare un po' di agevole. Loro, io mi sto solo lo riprendendo. Ok. Devo arrivare dall'altra parte, solo che così gente. Ezio, riesci a farlo ste... Cioè... Riesci a uccidere Stealth? Ezio! 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 Siamo salvati in extremis! Ezio! Ci ho salvati in extremis! Vai! Vai! Ezio, la prossima volta, no? Laggiù! Giù le mani! Ok.
Bene, si sale. Oh. Sali, Ezio. Ok, vai, vai. Ezio. Padre, che è accaduto? Qualche percossa, ma sto bene. Che ne è di tua madre e di tua sorella? Sono al sicuro. Ci ha pensato Annetta? Sì, ma ve l'aspettavate? Non in questo modo e non così presto. Ma ora questo non conta. Che volete dire? Spiegatevi. Non c'è tempo, ascolta bene. Torna a casa. Nel mio studio c'è una porta segreta. Usa il tuo fiuto per scoprirla. Lì troverai una cassa. Prendi tutto ciò che contiene. Molte cose ti parranno strane, ma hanno tutte grande importanza. Hai capito bene? Sì. Bene. Tra queste c'è una lettera, assieme ad alcuni documenti. Ho bisogno che tu porti quelle carte a Messer Uberto. Era con me nel mio studio stamane. Il gonfaloniere, me ne ricordo. Ora vi prego, ditemi che accade. È opera dei padri. Ezio, presto! Andiamo, andiamo. Oh, Ezio. Ok, vai. La cosa non mi... Aspetta un attimo. Devo girare un attimo le impostazioni. Sottotitoli, oggi c'è sottotitoli. Ok. Fatto, bene. Ora che ho aggiunto i sottotitoli, possiamo andare avanti con la nostra storia. Ok, bene. Vai, Ezio. Il problema è... Come faceva nostro padre a capire... Cioè, ha detto che... Non se lo aspettava così e non se lo aspettava così presto. Quindi lui lo sapeva. Lui lo sapeva, quindi. Presumo che sapeva che veniva arrestato. Ma di preciso cosa avrà fatto? Cosa avrà fatto il padre per essere andato in prigione? Mi scusi. No, andiamo in casa. Eredità di famiglia, quello come ti dice? Vabbè. Poi che nome e cognome sono, vabbè. Mio padre ha detto che qui c'era una porta. E al ca... aspetta. Ecco, infatti. Vediamo un po' cosa c'è qua. Apri, Ezio. Qualche... Oh, aspetta. È quello che penso io? Sì. Sì, è quello che penso io. Vuol dire che... No, mio padre... Cioè, il mio bisbisnonno era un assassino. Sono un assassino. Non so, è un assassino. La lama celata. Una spada e una lama celata. Devo consegnare le mie parti. Oh. Tieni pure una macerata, Ezio. Ma non dovremmo tipo chiudere qua?
Buonasera, traditore! Ehi, perché quelle spade? Non dovreste arrestarmi? No! Che volete, dunque? Oh, la spada! Beh, questo non accadrà. Quindi, perché non cerchiamo delle alternative? Non ci sono alternative. Facile. Muori. Ok, allora. Visto che... deduco che visto che non me li faceva usare, li devo copiare adesso, me li fanno usare. Dipinti del tesoro. Ebbene, capisco. Qua è il normale mappe del tesoro. Però qua, visto che siamo dei assassini, mi servono. Qui ci sono le vesti. Fare acquisti. Tingi abiti, bianco assassino. Non sono questo. Sarà qua. Per la prossima volta. Scusi, mi faccia... No, i miei melograni dolcissimi e le verdure per mia madre. Siete un bruto. Ho molti... Tengo i soldi? No. Ma tu merite di certo, messere. Beh, comunque addio. Dovrò potenziarmi. Dammi a frutta le mie olive. Che non conto? Posso stare così, dovrei mi servono le attrezzature e gli armamenti. Venite, stimati clienti. Fabbro, io verrò molto da te. Ma certo, in genere i miei clienti sono molto più nobili. Perché? Anche sono nobile. Comunque no, non è niente, è finito tutto. Vabbè, ci vediamo la prossima volta. Perdonate. Beh, sicuramente non posso andare a muso aperto. Beh, sì, sicuramente non posso andare a muso aperto, che credo di ammazzare tutti. Mi serve strategia finora. Cioè, mi servirebbe anche dopo, perché per andare, diciamo, a muso aperto devo avere più vita, cioè equivale a un'armatura. Laggiù, prendetelo! Da qui. Un poco sapete? Sei un macellaio. 5. Oddio. Il diavolo te. Pensavo fosse il cappuccio qua. Bene. Ezio. Che cosa ci fai qui a quest'ora? Io non... Aspetta, prendi fiato, riordina i pensieri. Hanno arrestato mio padre e i miei fratelli. Questo è per voi. Ah, ora capisco. C'è stato un malinteso, Ezio. Rimedierò a tutto... Oh, chi è quello dietro? Come? I documenti che mi hai portato contengono prove di una congiura... contro la tua famiglia e contro la città. Presenterò questi scritti domattina all'udienza e saranno liberati. Vi ringrazio, signore. Di nulla, figlio mio. Hai bisogno di un posto sicuro. Sei il benvenuto qui. No, grazie. Ci incontreremo in piazza. Sta tranquillo, Ezio. Andrà tutto per il meglio. Lo spero. Lo spero. Andiamo, Ezio. La giornata vestita da assassino ottenuta. Una macerata rotta ottenuta. Bene, tengo pure rotta la macerata. Pagina del codice ottenuto. Qui c'è pure il codice degli assassini, diciamo, con me. Ottimo, ottimo. Atti. Mm-hmm.
Però ora siamo senza niente. Oh, aspetta, ma qua c'è un fabbro. C'è un fabbro qua vicino. Ho servito duchi, principi, sovrani. Franco, io questa già è buona. No, però non ne ho abbastanza. Ma là, addosso! Guardami sotto. Prego, non ho più soldi a farmi l'armatura. Non ho fatto male a nessuno. Però aspetta, se ho l'armatura rotta, no? Leonardo da Vinci tecnicamente sa riparare. Quindi potrei chiedere a Leonardo, visto che è un amico di famiglia, deduco, potrebbe aiutare Ezio, gli potrebbe costruire dei armamenti per aiutarlo. Ezio gli spiega tutta la sua storia, che è successo, e speriamo che cioè sì, questa è una mia deduzione ovviamente, non ne so. Venite brava gente, guardate le ultime opere del miglior artista, cioè la prova, voglio vedere se si salta qualcosa. Buongiorno. Le borse. Un anno fiorentino. Però questo è bello. No, aspetta, per ora teniamoci i soldi perché mi devo fare l'armatura. Farà male a qualcuno se va in giro così. Devo farmi prima l'armatura. Comunque, andiamo alla missione. Attenzione! Per 15 notti una compagnia di mercenari stazionerà. Ultimo rimasto. Nei campi a nord-ovest della città. Andiamo, Ezio. Un assassino deve saper aspettare, no? Io ti farò diventare un vero e proprio maestro assassino. Non ti preoccupare. Per il nome della nostra famiglia avanti, non ti preoccupare. Eccoli. Io lo sapevo. Eccolo là. Giovanni Auditore, voi e i vostri compagni di tradimento. Avete delle prove da presentare a vostra discolpa? Sì, i documenti che vi sono stati consegnati la notte scorsa. Temo di non sapere nulla di tali documenti. Sta mentendo! Devo avvicinarmi. Cioè, hai capito, devi correre addosso a lui come... In assenza di qualunque prova contraria alle accuse, mi vedo costretto a dichiararvi colpevole. Voi e i vostri collaboratori verrete pertanto condannati a morte. Come fa un bambino? Sei tu il traditore, Umberto, sei uno di loro. Oggi potrai anche toglierci la vita, ma avremo la tua in cambio. Lo giuro, noi ti... Padre! Laggiù, prendete il ragazzo, è uno di loro. Voi siete cattivi. Ti ucciderò per ciò che hai fatto. Guardie, arrestatelo. Fatemi sotto, no. Oh. Adesso abbiamo un problema. Oh. Uccidetelo. Ti conviene scappare, ragazzo. Svelto. Laggiù, prendetelo. Oh. Via, 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 via. Arrivederci. Ci sentiamo l'anno prossimo. Devo arrampicarmi. Da là davanti. Morti, sono morti. Oh, che succede? Mi fate uscire dall'animus? Oppure va così a ogni frequenza?
E non abbiamo manco più la spada adesso. Siamo come all'inizio, a pugni soltanto. E siamo pure famigerati. Ho una piccola richiesta per te. Ho identificato alcuni strani segni che appaiono nell'Italia del Rinascimento. Non so a che cosa servano, ma vorrei che mi aiutassi a scoprirlo. Rebecca ha indicato la loro posizione approssimata nel database con un'icona a forma di occhio e li ha fatti anche brillare. Facci attenzione. Va bene. Serezio, grazie a Dio. Vi ho cercato dappertutto. Io non sono riuscito a fermarli, Annetta. Ci ho provato, lo giuro, ma c'erano tante di quelle guardie. Vi prego, venite con me. Bisogna che vi togliate dalla strada. E mia madre e mia sorella? Sono in salvo. Vi conduco da loro. No, è pericoloso muoverci insieme. Dimmi dove devo andare. Ci vedremo lì. Da mia sorella. Appena a nord del Duomo. Okay. Vado subito. Portate qui i malati e i feriti. All'aperto, ma accolgo ordinazioni. Ci sono dei Ah, sarà per la prossima volta. Questa qua è casa mia. Guarda, casa mia. Se mi faccio la vita, attimo una cosa. Questa è casa mia, no? Ovviamente non posso tornare. Io ovviamente è normale di questo carico. Farai bene a sparire. Subito. Ehi tu! Eccolo! Prendiamolo! No. Oggi morirò. Aia. Muori. Aia. Giù le mani. Lasciatemi. Aia. Ezio, ci moriamo. Ezio. Facciamo che per ora non li attacchiamo. Che dici, Ezio? Bene. Non posso restare famigerato per sempre. Il problema dei giovani che per diletto si arrampicano sugli edifici cittadini. Nulla lo vieta, ma si ricorda che il divertimento sarà scarso per chi ci rimetterà una gamba. I cittadini di Pisa hanno intrapreso una protesta e hanno a Firenze un altro segnale di disobbedienza. Pare che i giovani della città abbiano radunato i membri della nostra onorevole delegazione e ne abbiano denudato le terga. Un altro idiota adesso. Forse bisogno di un medico. Come sta Madonna Francesca? Purtroppo. Peccato che non ho la lama celata. Sarebbe un suicidio attaccarli adesso senza avere né una spada e né avere una lama celata. Per ora no. Eccolo! Prendiamolo! Però a uno la posso stendere. Facile. Ok, andiamo. Bene! Così, così! Grazie. Si vita in mezzo! Maledizione! C'è un tagliaborsa in giro! Ci sono di facili! Guardie! È qui!
Via, infami! Beh ragazzi, direi che questo video può finire qua. Noi ci rivediamo al prossimo video. Bene ragazzi. Sono tutti pazzi.